Quello che sta succedendo in Parlamento è che noi abbiamo appena proposto un emendamento che si deve votare nelle prossime ore, che toglie alla politica regionale la possibilità di nominare come vuole i dirigenti della sanità. Voglio andarmi a curare un ospedale in cui chi sta lì a capo deve ringraziare il proprio curriculum e non un politico. Lo dico dall'Umbria, che è attraversato purtroppo da un'inchiesta che fa soffrire questa regione, e nelle prossime ore noi ci aspettiamo che la Lega voti questo emendamento. Non vedo perché votare contro un emendamento così importante che permetterà finalmente di liberare la sanità dalle dinamiche politiche. Ho saputo che qualcuno sta rallentando il provvedimento, è un emendamento di poche righe, ci aspettiamo lealtà perché è nel contratto di governo e perché siamo preoccupati per i malati, per i pazienti italiani, non per la politica e per le nomine che si è fatte in questi anni. Se non dovessero votarlo, cosa succede? Beh, si prenderebbero una bella responsabilità. Prima vengono qui a dire che bisogna cambiare tutto e poi a Roma fanno come la vecchia politica, ma mi auguro che non sia così, anzi io sono sicuro che non sarà così. Dall'Umbria c'è anche il problema della ricostruzione del terremoto. Cosa sta succedendo a Roma? Sono giornate in cui nel decreto sblocca cantieri stiamo introducendo tante norme che vengono anche dal mondo degli industriali e delle imprese. Norme che cercano di sbloccare la situazione in modo tale da avviare o continuare più velocemente la ricostruzione. Io penso che dobbiamo derogare necessariamente ad alcune norme di un codice degli appalti che ormai ha bloccato tutto, in attesa di una riforma organica del codice degli appalti che consenta anche di intervenire con procedure ordinarie d'emergenza. Ma fino a quel momento mettiamoci in testa che tutti quei bizantinismi scritti nel codice degli appalti non vanno bene per gli appalti ordinari, figuriamoci per le zone terremotate. Molte delle richieste che vengono sia dai comitati dei cittadini terremotati e sia da parte delle imprese sono già entrate nello sblocca cantieri o ci entreranno nelle prossime ore con degli emendamenti della maggioranza. Un decreto che sarà votato necessariamente nei prossimi 15 giorni perché altrimenti scade. Permettetemi anche di dire che io in ogni regione che vado sto cercando di incontrare gli industriali, le imprese, il tessuto produttivo che permette di creare lavoro. Senza queste persone il lavoro non esiste. Noi possiamo investire nella formazione, nel sostegno al reddito, nelle pensioni, ma alla base c'è sempre l'impresa. E l'impresa chiede stabilità a questo paese. E mi sembra abbastanza irresponsabile far aumentare lo spread in quel modo come sta accadendo in queste ore, parlando di sforamento del rapporto debito-PIL, che è ancora più preoccupante dello sforamento del rapporto deficit-PIL. Questo è un paese che ha 300 miliardi di euro di evasione fiscale, questo è un paese che ha grandi evasori da cui si possono recuperare un sacco di risorse. Prima di spararle sul debito-PIL, mettiamoci a tagliare tutto quello che non è stato ancora tagliato in questi anni di spese inutili, di grande evasione e di spending review da un punto di vista strutturale anche degli enti locali che sprecano ancora tanti soldi, non solo nei vitalizi che gli abbiamo tagliato, ma anche in tanti altri sprechi della politica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, le infrastrutture per l'Umbria, questo era importante. Adesso a breve faremo il punto anche, dopo faremo il punto anche con tutte le autorità locali, ma dal mio punto di vista la cosa importante è che stiamo lavorando sia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia al Ministero dello Sviluppo Economico per sbloccare una serie di dossier, tra cui quelle delle aziende in concordato e i problemi che sono nati su alcune reti infrastrutturali. Io penso che sia il contratto di sviluppo per l'area di crisi complessa e sia gli investimenti in dissesto idrogeologico che abbiamo fatto saranno un grande volano per il lavoro e per l'impresa anche in questo territorio. Sono i Grazie. 45. Grazie. 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 Grazie.